Si chiama Massimiliana Marazzini, di professione architetto, ed è la candidata a sindaco di Sedriano del centrodestra. La presentazione ufficiale avverrà il 4 settembre, ma già da ora Marazzini parla di un programma il cui punto cardine è la sicurezza del cittadino, da rimettere al centro del suo progetto per Sedriano. Sono consapevole delle responsabilità, sono consapevole di tutto quello che comporta amministrare un paese, lavorare in spirito di collaborazione con i cittadini, che devono essere parte attiva di quelle che saranno le scelte dell'amministrazione. Il discorso sicurezza, che non è inteso solo come sicurezza della persona a livello di videosorveglianza piuttosto che, ma una sicurezza da parte del cittadino rispetto alle istituzioni e a quelli che sono i servizi restituiti dalle istituzioni. Accanto alla sicurezza in questo senso, l'esempio può essere la sanità, che è l'altro punto cardine, quindi la salute, può essere la cultura, che è in stretta connessione con la parola sicurezza, c'è una sorta di connubio, quindi tu puoi fare solo cultura se sei in sicurezza. E Sedriano è un paese un pochettino decadente, è un pochettino lasciato un po' andare, e quindi migliorare il decoro urbano e tutto quello che riguarda gli spazi all'aperto. Alla Giunta Cipriani, con cui non condivide le scelte in termini di lavori pubblici e l'idea di trasformare il parco di Via Fagnani in un polo scolastico, contesta le politiche sul fronte delle associazioni del paese. Secondo me, nel lasciare cadere tutta quella parte di associazionismo, dell'associazionismo, quindi il terzo settore, che lasciato a sé, lasciandolo morire, praticamente non ha perso quel ruolo fondamentale all'interno della società civile. Una puntualizzazione su quello che è la vita all'aperto è la necessità di implementare quelli che sono i servizi all'aperto, cioè la gestione di parchi che possono essere multifunzionali.